ben ritrovati dopo questi due giorni di pausa, raga. Io già tanto già mi devo passare tutta l'estate qui, mi sono dovuto prendere due giorni un attimo per ricapitolare le idee, e vi saluto a tutti quanti. Chi si è preoccupato, molti mi avete scritto anche su Instagram, vi ricordo ancora, su Instagram ieri sera andate a vedere quello che ho combinato, due raddoppi. Chiaro che due raddoppi vuol dire che devi cacciare i soldi sul banco. Allora, in questi giorni sono successe tante cose. C'è stata questa mattina la partita del Milan col Barcellona. Intanto qua non si vede. Non si vede. Questo sempre qua, Milan-Barcellona. Adesso qualcosa l'andremo anche a dire. Poi devo fare anche un discorso su Krunic, ragazzi, perché qualche cosa la devo dire assolutamente. Intanto iscrivetevi al canale. Fatemi sapere voi cosa avete visto di questa partita, quali sono state le vostre impressioni, amici. Sono veramente curioso perché quello che ho visto io sono praticamente le stesse identiche cose che sbagliamo da ormai due anni. Ovvero calci d'angoli, fastidi barra infortuni, i cambi di Pioli e gli svarioni difensivi di Tomori e Krunic. Parto subito con Tomori. Ficaio, hai rotto il cazzo. Detto proprio bello, bello papale, hai rotto il cazzo. Basta. Fai sempre i soliti errori, quest'anno non ci sono più scuse per nessuno, te compreso. Hai rotto le palle, veramente, basta. Fai sempre i soliti errori, sempre i cazzo di soliti errori che fai. Basta. Errori in uscita, appoggi, passaggi centrali. Ma che cazzo c'è al posto di Pioli? Cosa c'hai in testa, Ficaio? Ultimo, o l'Uva da Milola o l'Uva Ficaiomi? Cosa c'hai in testa? Basta. Poi i cambi di Pioli sempre al 60esimo, lui mette la sveglia, controlla, suona la sveglia, 60esimo, cambi, escono tutti quanti. Avete visto tra l'altro il Barcellona, ragazzi, abbiamo perso col Barcellona, molti dicono abbiamo perso 3 partite su 3, è calcio d'estate, quindi lascia il tempo che trova il risultato o i risultati, però voglio dire, sono sempre 3 sconfitte, o di Rifo, di Rafa, sono sempre 3 sconfitte, quindi... Poi tra l'altro il Barcellona è una squadra che va il doppio di noi. È sempre il solito Barcellona, quello che nella storia ha fatto sempre le solite robe, ovvero pressing alto, e una volta che ti viene a prendere la palla ce l'hanno solo loro, la devono tenere solo loro, tiki-taka, vita. Tanto qua devo ribadire. Quindi noi facciamo sempre i soliti errori, sono sempre i soliti che sbagliano. Tra l'altro ieri ho visto... il video di Pellegatti che diceva Krunic, dobbiamo tenere conto che il mister lo ritiene imprescindibile per il suo scacchiere, e poi oggi nel video di oggi ha detto Krunic ha battuto, quindi lui è un estimatore di Krunic comunque, tra l'altro, il nostro caro vecchio Pellegatti, e questa mattina poi fa il video e dice Krunic ha battuto un record. Quando dice così ho detto chissà cosa si sta per inventare. Ha detto da centrocampista centrale ha toccato 1/2 palloni. Cioè, e tutto questo racchiude tutto. Quindi se per 10 milioni, se arrivano 10 milioni, ragazzi, io che odio prendere gli aerei, ho paura di prendere gli aerei, mi offro volontario di sedermi vicino nel suo posto di fianco e accompagnarlo lì ad Istanbul. Che tra l'altro poi le priorità del mister ce ne sbatte il cazzo. Capito? Se arrivano 10-12 milioni, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Bisogna metterli qua dietro il bollino e spedirlo. Al più presto. Questo non può stare nel Milan. 4 anni, basta. Hai fatto pure troppo. Sono stati pure assai. Quindi poi state parlando di Krunic, sembra che state parlando di Rijkaard. Ma cosa fa Krunic? Non sa impostare. Ha i piedi che sono quelli che sono. Sa soltanto randellare. Randella. Allora, la mezzala non la può fare, secondo me. Il mediano non lo può fare, può stare semplicemente seduto lì in panchina. E se ti arrivano 10-12 milioni per un panchinaro del genere, non lo spedisci? Ragazzi, poi voi che siete affezionati... Anzi, il giorno che... adesso me la sono anche preparata questa. Il giorno che Krunic andrà via, stappiamo questa bella bottiglia, anzi, io stappo una bella bottiglia e ci facciamo un brindisi insieme, perché io non lo voglio più vedere. Chiusa questa parentesi... abbiamo detto che sui calci d'angoli siamo sempre uguali, perché è la verità. Noi possiamo aggiungere fisico
possiamo aggiungere giocatori altri 3 metri e mezzo alla fine sui calci d'angoli, non sappiamo difendere. E qui mi collego al mister. Qui mi collego al mister. Quest'anno tu non hai nessuna scusante. E anche quelli vecchi, i giocatori vecchi, non avete nessuna scusante. Nessuna. Gli unici che avranno delle scusanti sono i nuovi giocatori, a cui si deve dare un momento di ambientamento. Un momento, voglio dire, che si spera sia sempre il più corto possibile. Perché per il resto, i cambi, sempre al 60esimo, per quale motivo? Mi sembri Inzaghi quando fai cambio, mi sembri Inzaghi. Che ti suona la sveglia sull'orologio, sull'Apple Watch e devi fare i cambi. Falli prima, sti cazzo di cambi. Quest'anno non ti si perdona più niente, sappilo. E soprattutto quello che sta in alto, lo sai. Lo sai come ragiona, no? Lo sai come ragiona. Cioè, sbagli una, sbagli due, sbagli tre, fuori dei coglioni pure tu. Ha cacciato Maldini, ha cacciato Tonali, ha cacciato tutti. Figurati se non caccia te, pure se sei uno yes man. Pure se sei uno yes man. E soprattutto volevo dire un'altra roba sul fattore di Krunic. Ragazzi, non posso fare. Cioè, non ce la faccio, non ce la faccio. Come dire, se lui veramente facesse saltare, perché è vero che c'è una trattativa, è vero che questo Fenerbahce offre 10-12 milioni più 3 milioni di euro a lui, e lui sembra già proprio ha capito com'è l'antifona, stanno comprando centrocampisti, 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 qualcuno in testa qualcosa se la mette, no? Dice, ma magari forse non sarò proprio il titolare, anche se secondo me con Pioli, Krunic giocherà tantissime partite. Se tu fai saltare, se tu fa farai saltare questa trattativa, perché io già me lo immagino, Furlani, questa è la chiamata di Furlani a Pioli. Sì, ciao Stefano, è arrivata una offerta dal Fenerbahce per 12 milioni per Krunic. Cioè lui neanche ascolta, prende e mette giù. Se tu fai saltare questa trattativa, io parto con i Pioli out tutta la stagione. Tutta la stagione, non fa fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi e fai partire Krunic, per l'amore di Dio, eh. Per l'amore di Dio, che questa capita una volta nella vita di arrivare 10-12 milioni Krunic, ma ci stiamo rendendo conto? Il Milan che l'ha pagato anche 8, Milan che l'ha pagato 8, ti arriva uno che ti offre 10-12 milioni e l'ho sentita sta storia, eh? Sta storia qui, non vi fidate di tutti quelli che dicono ho sentito, ho chiamato, ho detto. È vera la storia che Pioli già ha detto no, per me Krunic non deve partire. Quindi, se fai saltare sta roba, ragazzi, se fai saltare sta roba. Ma proprio, guarda, scendo definitivamente dal tuo di carro, che non sono mai sceso, però per quanto riguarda il discorso Krunic, non ce la faccio, cioè veramente non ti sopporto. Non ti sopporto, perché oggi l'abbiamo visto Krunic, ragazzi. Cioè, io l'ho vista la partita. Vedere Krunic col centrocampo del Barcellona è veramente una barzelletta. È veramente una barzelletta. È davvero qualcosa di. È lento, non imposta. Prende, quando gli arriva Randella e via. Detto questo, volevo anche farvi dare un atto di fede, perché io comunque sono sempre stato uno che ha criticato parecchio, però c'è chi fa sempre lo scemo davanti al telefono e io non sono il caso, però poi alla fine. Questo è uno. Settimana prossima, Monza Milan, trofeo Berlusconi. E questo è due. Faccio vedere solo il biglietto. Non so se si vede. Quindi io posso criticare quello quanto cazzo volete, ma alla fine io caccio soldi, perdo tempo e allo stadio ci vado sempre. Detto questo, non esistono tifosi di Serie A e tifosi di Serie B. Visto che molti dicono fate i pagliacci, siete cardinali out, quelli che sono andati sotto casa Milan, io alla fine allo stadio ci vado lo stesso. Sempre e comunque. Ci sarei andato anche se non mi avessero fatto questo mercato. E su questo proprio c'ho anche il tatuaggio che non posso farvi vedere perché in questo momento non ho i pantaloni, ecco, mi fermo qua. Detto questo, ragazzi, finalmente è finita questa tournée. Non fatevi, come dire, buttare fumo negli occhi da queste partite, perché è comunque calcio d'estate, i risultati sono quelli che sono, però era importante mettere minuti nelle gambe, questo sì, assolutamente. E qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, ci sono certe squadre che non sono ancora alla nostra portata. Questo penso si possa tranquillamente ammettere, come il Barcellona e il Real Madrid, che sì, hanno una settimana in più di ritiro, di preparazione, però dal punto di vista tecnico viaggiano su altre vette, ecco. Detto questo, ragazzi, io vi chiedo scusa innanzitutto, cioè innanzitutto in chiusura. Per questi 2 giorni qua, mi sono preso 2 giorni perché domenica mi avete visto
in live col capoccia, quindi mi sono preso di riposo lunedì e martedì, non c'era tantissimo da dire, a parte l'arrivo di Musapra ufficiale. E niente, perché comunque ho fatto dei lavori a casa, cioè mi sveglio tutte le mattine alle 5, mi sono dovuto prendere un attimo di 2 giorni per tirare il fiato. Quest'anno vi terrò, purtroppo o per fortuna, visto che sono libero da ogni situazione, diciamo, sentimentale, dopo tantissimo tempo vi terrò compagnia da queste quattro mura, magari da qualche altra parte della mia casa. Io vi ringrazio. Ragazzi, mi raccomando, iscriviamoci a sto canale. Facciamolo crescere sempre di più, il like è fondamentale. Io vi saluto e vi do un appuntamento a domani. Ciao!